La morte risalirebbe ad un periodo di tempo che va da 3 a 6 mesi fa. Questo quanto emerge dalla ricognizione cadaverica sul corpo della 92enne ritrovata senza vita in avanzato stato di decomposizione sabato scorso in un appartamento di via Montanara nel quartiere di Saione, dove ieri gli agenti della squadra mobile hanno effettuato un altro sopralluogo, nel corso del quale è stata anche rimossa la carcassa del gatto sulla quale sarà svolto l'esame autoptico per capire cause e tempistiche della morte. In parallelo sarà svolta anche l'autopsia sul corpo dell'anziana disposta dalla PM Giulia Maggiore e sono in corso anche accertamenti bancari. L'analogo accertamento autoptico che viene fatto sul cadavere della persona verrà svolto anche sulla carcassa dell'animale, quindi entrambi verranno sottoposti, diciamo, a degli accertamenti, certo. Nelle ultime ore gli agenti della squadra mobile aretina assieme ai colleghi di Rimini hanno anche rintracciato nella città romagnola la 60enne figlia della donna che era scomparsa nel nulla. Era stata vista allontanarsi a fine luglio con un trolley. I poliziotti l'hanno ritrovata in una camera d'albergo in Riviera. Accompagnata in questura, non ha saputo dare spiegazioni sulla morte della madre. Al momento c'è un fascicolo aperto a carico di ignoti. Si indaga per abbandono di incapace. A questo punto tutto è nelle mani del pubblico ministero che sta procedendo, dell'autorità giudiziaria. Noi ne abbiamo provveduto a documentare tutta l'attività che abbiamo effettuato. Potrebbe esserci, come dicevo prima, l'iscrizione di una persona nel registro degli indagati e anche una modifica del capo di imputazione, ma dipende dall'autorità giudiziaria.